Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima. Nuovo appuntamento da remoto con il tavolo della domenica. Questa sera siamo in compagnia di Diego Moreno, cantante artista straordinario, un argentino che è arrivato a Napoli, napoletano d'adozione, come preferisce definirsi. Diego, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Francesco, buonasera a voi. Diego, allora per farti conoscere ai nostri telespettatori, arriveremo naturalmente ai tuoi ultimi brani, ma chi è Diego Moreno? All'anagrafe Diego Osvaldo Lemmi, Moreno è il cognome di mia madre. Dopodiché chi sono? Non lo so. Uno deve passare una vita per più o meno capire chi è. Quindi io ci sto provando da un po' di anni e sono sicuramente un innamorato della musica, e questo è forse anche ovvio, ma anche di questa vita, di questo privilegio di poter fare di ciò che ami, il tuo mestiere. Io festeggio, vi sembrerà strano per la mia tenera età, ma festeggio 30 anni di carriera, quindi insomma, direi che sono un artigiano della musica, sono anche un cantautore perché scrivo anche bel po' di roba mia, ma sono anche un interprete, insomma, un bel po' di cose. Poi anche c'ho la chitarra mia compagna, potrei anche dirmi un chitarrista. Diciamo che è una grande carriera, insomma, come anticipavi prima, 30 anni in cui ci sono state varie fasi di Diego Moreno, tra cui anche quella di un gruppo. È proprio tutto iniziato da un gruppo negli anni 90, un gruppo che si chiamava Tawa, che si scrive Tawa, che in lingua Inca, quindi in lingua Quichua vuol dire quattro, eravamo quattro argentini e devo dire negli primi anni 90 forse eravamo se non i primi in tutta Italia, ma uno dei primi, poi chiaramente prima di noi c'erano stati qui in Italia per un bel periodo i grandissimi Inti-Illimani. Noi avevamo appunto Roberto Lagoa, quale saluto, è a Valencia in Spagna in questo momento, che era l'aerofonista che suonava, sai, quei strumenti fatti con le canne, si faceva le canne, ma era legale. Erano quegli strumenti meravigliosi, il flauto di Pan, per intenderci, e facevamo un repertorio, sì, pop andino, se vogliamo, ma già allora scrivevo, io sono entrato come chitarrista, poi sono diventato abbastanza velocemente il leader di questo gruppo. Abbiamo girato in lungo e largo l'Italia, ovunque, festival latinoamericani a Milano, a Verona, a Jesolo, piuttosto che a Roma. Insomma, abbiamo fatto un bel po' di robe davvero interessanti. Poi dal 2001 ho avuto la possibilità, in qualche modo anche come hai detto tu, per delineare questo mio modo un po' variopinto, un po' multitasking di essere. Sentivo che magari il gruppo era una identificazione di un certo sound, che mi piace tuttora, mi piaceva tanto allora, ma volevo fare altro, per cui così di comune accordo ho detto ragazzi, inizio a camminare da solista in modo di poter spaziare in tante. La prima cosa che ho fatto per la Sony Music e Micocci Dischi Italia, che saluto, Francesco e Stefano Micocci, del grande Vincenzo Micocci, che è stato il mio primo discografico. Ti ricordi la canzone di Fortis, Vincenzo, io ti Sì. ammazzerò, dedicata a lui perché era all'epoca direttore artistico della RCA. Ecco, in questa casa discografica romana, IT, che ha sfornato grandi cantautori quali Paola Turci, insomma, tanta gente, e abbiamo fatto il primo album, prima come Tawa, e il primo da solista con un brano molto bello, che si chiama La vita è su un carnaval, che voi sicuramente conoscerete. E io ho fatto una versione talmente strana, un po' reggae, un po' mano negra, così, che a Miami hanno pensato bene di premiarmi come miglior versione alternativa. Anche poi sono diventato col tempo amico di Victor Daniel, autore di questo brano che ha girato il mondo con la grandissima Celia Cruz. E da Miami, insomma, mi ha detto lui, io non ho mai sentito una versione così originale, perché non c'entrava niente con quella che tutti avrebbero fatto. È una cosa, già da allora mi piaceva, come dire, sì, interpretare, ma non ho mai avuto, io la chiamo anche capacità, la capacità di copiare, cioè di emulare altre cose. Avevo bisogno, non avendo grandi, come dire, ferramenta musicale, cioè sapevo fare tre cose, ok,
formavo con quelle, un po' come nel Lego, no? Con quelle cose che mi trovavo, davo forma a ciò che volevo interpretare. Dico su questo che è un tema molto importante, volevo chiederti il tuo aspetto musicale, nel senso sei più per una musica da purista o la tua idea di interpretare la musica è possibile anche in un altro modo? Come ti piace? La parola purista mi fa un po' rabbrividire, non ci credo, non ci credo, no. Diffido di chi si dice purista e ti dico anche perché io credo che grandissimi hanno scritto, non so, mi viene in mente Machiavelli, che ha detto tutto attinge da qualcos'altro, ma ciò non vuol dire che copia, attinge. Per esempio, parliamo di me, Argentina, io oramai ho una certa età e faccio anche del tango un po' uno dei miei percorsi musicali. In Argentina si dice il tango te espera, cioè il tango ti aspetta, perché poi Sì. sei giovane, non lo capisci o comunque lo senti, ma non lo senti in profondità. Il tango è un crogiolo, qualcosa di più bastardo impossibile, ha della musica napoletana, ha della polca, della musica ebrea. E allora come fai a dire purista del tango? Se il tango è un crogiolo di sonorità che poi chiaramente si sono mischiate, miscelate in un brodo essenziale che ovviamente è il Rio della Plata, Buenos Aires, anche Montevideo per certi versi, ma è Buenos Aires, non la patria. Ok, e da lì nasce, chiaro che se a una persona che fa 50 anni di musica solo sentendo il tango, lui si sente di dire questo è il tango puro. E quando sente magari ecco, un Diego Moreno, voglio solo citarmi, non per autofesteggiare, semplicemente per non andare a incorrere a offendere nessuno e dice quello che fa Diego Moreno non è tango. Ok, e il tango io dico è un universo, è il mio modo di interpretarlo e da lì un po' tutto ciò che io penso per quanto riguarda un po' le arti in generale, ma la musica sicuramente. Musica che è un aspetto particolare, ma mi piacerebbe restare sul discorso del tango e di quelle che sono, diciamo, le due parti di Diego Moreno, quella argentina e quella napoletana. E ti chiedo allora, secondo te è vero quello che si dice, cioè che i sudamericani questo tipo di musica ce l'hanno proprio nel sangue? Proprio per questo che ti dicevo, ce l'hai nel sangue perché poi, che ne so, io a casa mia in più ho un padre che è presidente di una società ammiratori di Carlos Gardel, il più grande cantante, questo non si discute, di tango, che però dove nasce in Francia, però arriva 2 anni in Argentina, quindi già dei puristi, vedi quanto cade subito l'argomento. Che lo senti in modo sanguigno sicuramente perché. Sicuramente siamo comunque popoli latini, non so quale sia la musica o l'arte che non si sente in modo sanguigno. È chiaro, nel tango il sangue c'è perché corre anche nelle vene quando ci sono i duelli all'epoca Sì. degli anni 20, 30, insomma la vita non era così semplice. Poi raccontava il tango, ti dico, è un po' un telegiornale in musica, perché raccontava una vita non semplice degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, quindi era molto, come dirti, sì, appunto, raccontava la vita. È chiaro, adesso un po' è anacronistico, se voleva, però no, insomma, io sento le cose perché poi una storia d'amore è una storia d'amore oggi, insomma. Giulietta e Romeo saranno eterni, non c'è bisogno di. Quindi ogni storia d'amore, se la senti, se l'arte ti deve dare emozioni, è da lì dove io penso che si debba partire. E il tango, certamente, a me particolarmente, ma a milioni di noi. Perciò dico, non ci pigliamo neanche tanto sul serio. Quando io vedo, permettimi questa cosa che non mi Certo. farà tanti amici, quando io vedo, in Italia si balla benissimo. Ne parlavo con un amico brasiliano proprio ieri, dinanzi a un caffè. Dico, italiano, io mi sento italiano e lo sono anche, però di origine anche. Gli italiani parlano benissimo. Quando tu vedi, vado a certas milongas, ci vado pochissimo, forse perché mi devono dare un premio, forse perché passano un brano che ho scritto io che si chiama Munieca, che vi invito a vedere, lo trovate su YouTube. E li vedo così concentrati e si prendono così sul serio, ma non perché non devi prenderti sul serio, perché credono che. Cioè, invece il tango è servito per socializzare, è servito per le cose. No, una cosa è voler diventare il più grande ballerino del mondo. Non lo so, oggi mi viene in mente Miguel Ángel Sotto. Allora è chiaro che tu lo fai da professionista, ma nel momento in cui tu lo fai come una estensione dalla tua relax, dal tuo animo per arricchirti. Poi Certo. diventi, non dico caricatura, però diventi qualcosa. Allora, cioè, relax, tutto si può fare ovviamente con serietà e con impegno, però
Credo che vada da quelle parti. Spero che il messaggio, perché poi mi dilungo e mi perdo da solo, però era quello che volevo dire. Nel discorso musicale che facevi, parlando insomma di Diego Moreno, si intreccia la tua musica e la tua arte con un canto popolare italiano come Bella Ciao, che è tra l'altro famoso agli onori della cronaca in Spagna con La Casa de Papel, e ne hai fatto una versione personale perché così insomma avevi voglia di interpretarlo. Sì, sono felice che me ne parli perché prima cosa è successo, è tutto iniziato 15 anni fa, 15 anni fa esatti, anzi 16, siamo nel 21, festeggiavo 15 anni della nascita della mia versione di Bella Ciao. Attraverso un mio produttore, che poi è il produttore dei miei ultimi due album, singoli Grande Sexo, si chiama Roy Taran, sul lago di Como, un italo-inglese, persona oltre grande produttore, un amico fraterno, e che da sempre, da quando mi ha conosciuto, ha voluto credere in me e mi ha dato la direzione artistica di due progetti, uno nel 2005 e uno nel 2006. In questo del 2006 dovevo creare con 40 brani, quindi una direzione artistica impegnativa, un percorso storico-musicale del Latino America. E quindi sto parlando di canzoni pregne di significato politico, sociale, stiamo parlando di brani come El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, piuttosto che Violeta Parra, Intilimani e via discorrendo. Io dico in spagnolo, tenía una asignatura pendiente, cioè qualcosa che mi era rimasto, ho amato da subito Bella Ciao, ma fino allora sto parlando appunto 2005, sì, avevo ascoltato senza nulla togliere la bontà le canzoni, le versioni Bella Ciao un po' troppo amarcetta, un po' troppo festose. Quando poi analizzando il testo, ovviamente è struggente, no? Perché è una persona che va in qualche modo sceglie di combattere per la libertà, mettendo anche in conto la morte e quindi dicendo: se io muoio da partigiano, insomma, ricordate di mettermi sotto quel masso, il fiore, insomma, tutto ciò che racconta le liriche. E allora ho detto: questa la voglio fare io, perché poi in quella direzione musicale, in quel progetto, io mi ero riservato solo quattro canzoni su 40, quindi puoi immaginare. E ho scelto di fare questa. E posso assicurarti che in un modo autarchico, cioè totalmente naturale, quando si dice la libertà, la rete. Da allora, quindi dal 2005, in tempi davvero non sospetti per quanto riguarda La Casa dei Papeli, tanto quanto, iniziò a fare delle cose senza alcuna autorizzazione, purtroppo con troppa libertà, e qui ci sarebbe un altro capitolo da parlare per quanto riguarda la grande distribuzione digitale, ma la chiudiamo qui. Insomma, per dirti che nel giro di 3-4 anni siamo rimasti. Io un giorno clicco, ma di casualità, Bella Ciao Mia, che non era uscita solo semplicemente in questa compilation, che andava in una sorta di distribuzione, Feltrinelli, quindi era una cosa molto mirata che ha venduto anche forse 10.000 copie. Ma non era questo. Ho visto che avevamo raggiunto già 5 milioni di visualizzazioni. Tutto questo, sto parlando di questo. Quindi vuol dire che la gente, pur avendo a disposizione tantissime versioni di Bella Ciao, aveva scelto, ecco, il modo che io avevo voluto dare, plasmare questa Bella Ciao, insomma, con questo ritmo in levare. La mañana me levantado, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. E quindi io ho ringraziato da subito. Poi siamo arrivati a oggi con oltre 40 milioni, per cui l'anno scorso, nel 2020, purtroppo in piena pandemia, avendo prodotto sempre con Roy Tarrant questo album, che ho provato con fatica da indipendente a promuovere, ma sta andando bene, abbiamo fatto oltre 180.000 streaming, quindi sono numeri, diciamo, simpatici per un indipendente, e abbiamo detto no, però. Dopo 40 milioni, non c'era un cenno da parte di Diego Moreno, perché io non avevo mai enfatizzato, neanche cavalcato nessun tipo d'onda. Io l'avevo fatto per una mia necessità. Io ho amato quel pezzo, amo quel messaggio, e la cosa meravigliosa, che questo sì, grazie all'avvento di questa serie La Casa de Papel, è che nel mondo, ma forse anche prima, ma sicuramente adesso più che mai, la canzone Bella Ciao ha preso un significato mondiale.
e non più né di destra e sinistra, ma bensì di libertà, di liberazione, che è qualcosa alla quale, insomma, io dico la libertà è qualcosa a quale dobbiamo educarci ed educare. E quindi abbiamo voluto fare un videoclip per dire, ok, siamo stati noi che 15 anni fa, e se andate sul mio canale YouTube lo vedete perché è il mio modo anche lì, purché la regia l'ha fatta il bravo Davide Aronica, un regista napoletano. Però tutto lo storyboard, tutto lo storytelling è mio, pensando a questo petalo del fiore che si raggiunge. Quindi vedrete lì quello che io intendo come Bella Ciao. Io farei solo comparire quel video, perché essendo la mia versione, perché poi c'è di tutto. Per esempio, c'è una bandiera comunista, esce il mio brano, c'è la faccia di Manu Chao, esce il mio brano. Quindi tutte cose pirate, bootleg, no? Come dire, che non hanno alcuna autorizzazione. Allora, qualora vogliate vedere com'è il mio pensiero e Bella Ciao, oltre al mio suono, che grazie a Dio ha girato per oltre 40 milioni di utenze, lo vedete nel mio canale YouTube. E quella è la mia, che abbiamo già raggiunto in pochi mesi 1.100.000, insomma, siamo giù di lì. Prima di proseguire questa nostra chiacchiera con Diego Moreno, ci prendiamo qualche secondo di pubblicità. Torneremo subito dopo lo spot. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio al tavolo della domenica questa sera da remoto in compagnia del cantante e artista Diego Moreno. Diego, prima di parlare di quello che è stata la tua ultima creazione, il tuo ultimo progetto, volevo farti una domanda, tra virgolette, un pochino scomoda, cioè in 30 anni di carriera avrei avuto modo di confrontarti e collaborare con artisti di grandissima fattura. Allora ti chiedo qual è l'esperienza e la partecipazione che porti nel cuore? No, potrei nominarti alcuni eccezionali che sono amori che si sono realizzati, per esempio, non so, il duetto con Fabio Concato. Come, chi non può ambire nella sua vita? Io sono sereno adesso perché ho duettato con Fabio Concato, persona e artista che io ho sempre, da sempre amato. Però come non nominarti Fred Von Gusto, col quale comunque ho camminato 15 anni e poi non sono stato solo un suo collaboratore a tutti i livelli, perché ho scritto dei testi in spagnolo, perché ho fatto degli arrangiamenti, sono andato in tournée un bel po' di posti nel mondo con lui, anche nella mia Argentina, due volte, in Uruguay, ma anche perché siamo diventati amici, amici in un modo molto sincero. Passami il te, ci scazzavamo tanto, però è proprio lì l'amicizia vera, non è che io lo sviolinavo perché. E quindi oggi mi manca Alfredo Buongusto, non tanto Fred Buongusto perché la musica e le produzioni che ho fatto con lui sono davvero tante, ma a me manca la persona con la quale, pensa, nel giro di un anno ci vedevamo circa 200 giorni, insomma. Allora è questo, e certamente stare vicino a un grande quale Fred, io dico che si impara solo a starle vicino, insomma, è stata una cosa importante per me, un incontro importante. La vita è l'arte dell'incontro, Vinicius De Moraes. Dico, a questo punto arriviamo ad una data importante per la tua carriera e la memoria storica di tutti i napoletani, intervallata da qualche anno, perché il 10 maggio 2021 è uscita Dieghito Tango e il 10 maggio, non casualmente, del 1987, il Napoli vinceva lo scudetto. A questo punto ti chiedo, prima di parlare del brano, chi era per te Diego Armando Maradona? Non ho avuto modo di sapere delle cose così importanti da rispondere bene a questa domanda. Certamente io l'ho incontrato più volte, siamo stati a chiacchierare un bel po'. Avevamo lasciato in sospeso un assado a casa sua, ma fu l'ultimo anno in cui andò via da Napoli, dall'Italia, per cui poi ci siamo un po' persi di vista. Ma sicuramente era una persona leale.
E questo per me vale perché ti racconto il piccolo episodio come la terza volta che fu quando siamo stati almeno un'ora a chiacchierare, era di sera, noi eravamo ospiti sempre col gruppo Taua in un canale, Canale 21 di Napoli, che è un'emittente locale, forse una delle prime emittenti locali italiane. Eravamo nella zona di Agnano, dove vicino c'erano dei campetti di calcetto, di sera, perché il programma andava, quello che facevamo noi, di sera verso le 10, quindi a quell'ora evidentemente Diego poteva uscire, insomma, anche se nascosto, perché tu immagini la grande popolarità in quell'anno 91. Certo. E quindi ci dissero: "Guarda, sta giocando Diego qua a 500 metri". Andammo con la macchina, ci mettemmo dietro queste transenne del campo del calcetto, lo salutammo, che lui ci riconobbe perché già ci eravamo salutati 2 o 3 volte, ma così di sfuggita. Lui venne vicino a noi e disse: "Ok, sto giocando a calcetto, ragazzi, mi faccio una doccia, finisco la partita, mi faccio una doccia, dove state? Al canale 21". E vengo a salutare. Ovviamente è stato cordialissimo, noi ci abbiamo creduto un po' sì, un po' no, e però tornammo a fare, noi dovevamo attendere il nostro momento per la performance alla televisione. Stavamo lì, dovevano passare altre 2 ore, ora e mezza, lui non era arrivato, ma sai, insomma, trattavasi di Diego Armando Maradona, Napoli, poteva starci tranquillamente. Insomma, 1 ora e 3 quarti arrivano 2 macchine così abbastanza fuggenti, così, e nella seconda è sceso Diego. E quindi è stato che aveva anche altri amici in Canale 21, ma comunque era rimasto di parola. Questa cosa mi è rimasta per quanto che lui si è sempre speso per quello che lui riteneva giusto, si è sempre affiancato, almeno insomma, cercato di impegnarsi per gli ultimi con un pensiero preciso, che puoi condividere o no, ma con un pensiero. Dispiace questa sua personalmente, questo suo finale della vita, però la vita è questa, e ho anche imparato a mie spese ad accettare tante cose. Però ha regalato così tante gioie sul campo, e perciò io lo chiamo, e lo chiamano in tanti, il dios della pelota, il dio del pallone, che allora mi sembra anche carino e giusto, visto tutte queste polemiche anche adesso, purtroppo dopo la morte, mi sembra molto bello dire grazie per quello che ci hai dato. Che ne so, a me come argentino, pur non essendo lui, era del Boca, io del River, Sì. quindi figurati, ma gliel'ho detto a lui, eh? Quindi, però, con la nazionale argentina ci ha fatto vincere quel mondiale che io ho gioito il mio cuore. Quindi, grazie per ciò che tu hai regalato alla mia vita. Questo è il significato di aver fatto Dieguito tanto. Certo, il Mondiale del 1986 è nella storia, nella cultura del popolo argentino, un Mondiale che Maradona voleva fortemente, e diciamo che questo Dieguito Tango nasce come omaggio personale per Maradona. Sì, è un brano, magari fosse mio, un brano scritto dal grande maestro Fausto Cigliano, che saluto, sta a Roma, è lui che lui sì, che è una colonna portante di una Napoli che io amo, insomma, con i grandi Murolo, Bruni, insomma. Fausto, di un'eleganza unica, ha scritto Illo Tempore nell'87, questo brano. E devo Sì. dirti, non so se lo capirete, ma il ritornello che dice: "Dieguito Tango, stu pallone una ventosa", poi dice: "Casta jugando in priatorio, se scarta puro padaterno in paravisa va a segnare", cioè sta giocando nel purgatorio, fa un dribbling al Padre Eterno e va a fare gol al paradiso. Oggi che Diego non c'è più, a me è emozionato da subito. Io ho conosciuto questo brano di casualità attraverso un gruppo argentino, pensa quanto è tutto andata e ritorno, Amore Stango, che saluto. E loro mi hanno fatto ascoltare questo brano e io l'ho cantato dal vivo, tant'è che lo trovate anche su YouTube se cliccate live, e suona anche bene. Però ho detto: "No, questo brano va prodotto", per cui mi sono affidato a Juan Pablo Gés Carballo, un grande violinista e violista argentino che ha un gruppo col quale fanno il repertorio di Astor Piazzolla, e ne è venuta fuori questa sonorità. Qualcuno mi ha detto: "È un tango integralista". Ebbene sì, pur non dicendo che è un tango puro, ma è un tango che suona davvero a tango. Io sono molto contento, ma anche il maestro Cigliano, anche perché lui già dal titolo originale, Dieguito Tango, gliel'ha messo il maestro Cigliano. Quindi mi ha dato già un là di partenza per arrivare a quello che oggi, a distanza, come hai detto tu, di 34 anni, sono felice di rifesteggiare. Tra l'altro, il 10 maggio
sono uscite altre cose. Uno che voglio sottolineare è del maestro Gianni Minà, è uscito un libro su Diego Maradona. Io un sogno, visto che nelle interviste ti chiedono alla fine c'hai un sogno, un progetto di futuro, un sogno è fare un reading musicale col maestro Minà, col suo libro su Maradona, e io musicarlo, insomma, con il mio Dieguito Tango. Ecco, allora prima di proseguire e dopo questa spiegazione del brano vi lascio al video YouTube di Dieguito Tango. Passa alla derecha, nata all'izquierda va, s'ammucca il difensore, cappare nu babà. Una finta tradimento, è nata a facare, può fare un pallonetto, cappare nu bignè. Dieguito Tango, chi sto pallone na ventosa. Dieguito Tango, che manca notte sa riposa sotto lenzuola e trovo tempo per sognare che sta giocando in briatoria se scarta pure un pate terzo in paradiso vasia. Armando la canizza, sbattuta a là, ne fa pasta per pizza, e chi so vuole. E capita che ponta, palleggia che non re, o infila un tunnel, e scappa con manche. Dieguito Tango, chi sto pallone na ventosa. Dieguito Tango, che manca notte sa riposa sotto lenzuola e trovo tempo per sognare che sta giocando in briatoria se scarta pure un vado eterno e in paradiso va a segnare. Insieme a tanta gente sto bien pavere, Dieguito Maradona, che meglio di Pelé. Che mette una cianchetta, che ho botta a caiala, succede piedi grotta, ma sembra allerta sta. Dieguito Tango, se piglia palla e non la molla. Dieguito Tango, at che tanghe rock and roll sotto lenzuola te trovo tempo per sognare che sta giocando in briatorio se scarta pure un pate terno in paradiso va a segnare che sta giocando in briatorio se scarta. Diego, poi vorrei un attimo, tra virgolette, approfittare di quella che è la tua vena napoletana ed argentina, che con i dovuti paragoni è stata un po' anche quella di Diego Maradona, e ti chiedo quali sono state, insomma, anche potendolo ascoltare, quelle che sono le analogie che Maradona ha visto in quella che poi è diventata la sua Napoli con la sua Argentina, partendo da Villa Fiorito, arrivando poi al tetto del mondo. Per quanto riguarda Vigia Fiorito non credo molto, perché chiaramente, come tutti avete visto e conoscete, non è un posto davvero di grandi risorse, e lui è anche questo, lui è il riscatto di una persona che è partita davvero da un posto difficile, che certamente a Napoli, ma nel mondo, se vai a New York ne trovi, insomma non c'è solo da parlare di Napoli. Credo che ogni grande città, ogni grande cultura abbia comunque quei lati periferici, e poi la cultura occidentale porta questo modo di correre, globalizzazione, ma andremo avanti con altri discorsi.
Sì, si parla che Buenos Aires e Napoli abbiano quasi la stessa anima. Nel senso ce l'hanno per certi versi. Io ti invito, non so se sei mai stato a Buenos Aires, ma Buenos Aires ha anche di Parigi, anche di Madrid, anche di Milano, di Roma e anche tanto di Napoli. Io a Napoli, io amo dire che Napoli ha scelto me perché poi io stavo salendo dalla Sicilia verso Roma. E mi sono fermato a salutare degli amici napoletani e credo di essere rimasto in qualche modo folgorato dalla loro gentilezza, ma io ho trovato gentilezza un po' ovunque, come dire, cretini anche ovunque, però anche grande gentilezza. E questa cosa, ovviamente, il clima, vedi, la possibilità di. Mi ha subito colpito la vicinanza del mare. Io ho vissuto a Pozzuoli per quasi 20 anni o per oltre 20 anni, e allora. Ho subito detto, vabbè, aspetto ad andare a Roma, diciamo che stanno passando quasi 27 anni prima di arrivare a Roma, che è una città che io amo. Però non posso che dirvi che Pozzuoli, i Campi Flegrei sono uno dei miei posti nel mondo, sicuramente. Dico, visto che siamo in chiusura e come dicevi prima, si chiede sempre verso la fine quali sono gli obiettivi auspici, tu ce l'hai già confidati e dunque approfittando della chitarra che hai in mano, ti chiedo se ti va di chiudere con un arrangiamento musicale. Beh, no, sì, questa insomma io la uso per appoggiare le braccia, perché sai, noi un po' impacciati non sappiamo dove, sai, allora fa bene. Poi tra l'altro la suono, quindi no, vi faccio un pezzettino di Sogno, Sogno, che è il brano che ha dato, diciamo, titolo un po' come singolo a Singoli, che vi invito, venite a vedermi nei social, venite a scoprire e acquistate musica, ragazzi, per noi indipendente, ma per tutti. Non è gratis, diciamo che gli affari li fanno i grandi distributori mondiali, YouTube e cose, e noi chiaramente ci siamo, però almeno andate ad ascoltare e acquistare, scaricatela in modo legale ovviamente, e Sogno, vediamo se un po' scorda. Sogno luce in una stanza buia, so pensare in prima classe e sul retroscena ci sarà. Sogno soffia l'ora sul divano, non c'è fretta, piano piano, tanto il meglio sta per arrivare. Diego, direi che allora non c'è modo migliore di chiudere questa intervista. Ti ringrazio per il tuo tempo, le tue parole e ti faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro. Al lupo, grazie Francesco, e quindi buon tutto. Ringraziando nuovamente Diego Moreno per essere stato qui con noi, un artista straordinario, un excursus davvero molto sentito su quella che è la storia di Napoli, dell'Argentina, di unioni musicali e culturali di due popoli che non sono tutt'altro che distanti, ecco, e con queste sue parole, anche il suo pensiero musicale davvero piacevole, noi vi salutiamo, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima domenica, come sempre, qui al tavolo della domenica dagli studi di Teleprima. Ringrazio come sempre voi, gentili telespettatrici e telespettatori, per averci seguito. Appuntamento allora a domenica prossima, grazie e arrivederci.